Avanzano i personal computer, i computer, i videogiochi, i laserdisc, tutte cose per sedentari. Così, per recuperare sull'avventura, sul brivido dirompente e fare un po' di moto, si organizzano delle corse strane, una via di mezzo tra una normale competizione fuoristrada e la pazzia, vale a dire i ride. Qui siamo in Egitto e il motivo che ha raccolto tanta gente motorizzata, piena di entusiasmo, si chiama Rally dei Faraoni, seconda edizione. Una galoppata tutta piramidi e sabbia, tanto affascinante da convincere persino Jackie Hicks, che è arrivato con una Mercedes super preparata per ripetere il successo ottenuto nella Parigi-Dakar. Però la voglia di ridere in compagnia è passata in fretta ai partecipanti. E non tanto per i 3.000 chilometri suddivisi in 9 prove speciali per 9 giornate da raccontare, questo lo sapevano prima di partire, ma per il fatto che sono sopraggiunte parecchie complicazioni del tutto fuori programma. Forse gli organizzatori francesi hanno sbagliato qualche conto e hanno sballato quasi tutti i tempi previsti. Forse è impossibile preparare con largo anticipo un percorso su sabbia, su quelle dune continuamente stravolte dai venti. Ma il fatto di trovarsi di fronte pattuglie di militari dispostissime ad aprire il fuoco è stato un po' troppo, considerando che in Egitto, per chi va in moto e in macchina, la vita è già abbastanza dura. Sono partiti 70 equipaggi in macchina e 92 motociclisti. Via per tutti dal Cairo e poi Mar Rosso, Luxor, Nilo e ancora al Cairo per il gran finale. Moltissimi i francesi in gara e sono stati loro ad arrivare prima degli altri al termine della fatica. 5 equipaggi transalpini ai primi 5 posti, con la Lada di Briavain-Plessis davanti a tutti. Al 6° posto però, 2 italiani. Trattasi di Valle e Seppi su Mercedes, che hanno fatto meglio di X, fuori corsa dopo 3 prove speciali. Thank you.
Anche tra i centauri, un francese vincitore. Drobeck su Honda 600. Balestrieri, il migliore dei nostri, è finito quarto, mentre Boni, su una cagiva 125 raffreddata ad acqua, ha chiuso al secondo posto nella classe meno dotata di cavalli. Incidenti tantissimi e qualcuno piuttosto grave. Del resto l'avventura è l'avventura. Vittima illustrissima Franco Bonera, che si è fratturato un polso. Vittime un po' meno illustri, ma sicuramente più mal ridotti, tanti altri ragazzi che in bilancio hanno inserito ferite e ossa rotte in più punti. Chi crede che la sabbia sia morbida e accogliente, provi a chiedere informazioni. Al traguardo è arrivata anche una certa Valérie Anne Giscard d'Estaing, una che aveva il padre presidente della Repubblica. Ha corso e vinto la classifica delle dame con un Honda 350, accompagnata metro per metro da una guardia del corpo. Un tipo al quale non avevano spiegato bene cosa avrebbe dovuto sopportare e che adesso gioca coi videogames. E di ride non ne vuol sentir parlare più.